Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qui tornati in questo nuovissimo video. Allora, ci troviamo qua in una location molto casereccia. Ok, allora, scusate se sono, innanzitutto scusate se sono sparito per un po', per circa 2 settimane, ho visto adesso quando è uscito l'ultimo video, però diciamo che non ho avuto molte idee e diciamo, quindi ieri mi sono improvvisato, ho registrato delle clip. E diciamo ve le mostrerò in seguito. Di cosa ne sto parlando? Di un allenamento di endurance, anche perché ho deciso di diciamo introdurre molto esercizi base nei miei allenamenti, di allenare almeno 3 volte a settimana. E come lo vedrete poi nelle clip successive, questi esercizi diciamo base sono pull-ups, chin-ups, handstand push-up e dips. Il perché diciamo è perché comunque costruiscono una forza base nei muscoli, diciamo, e anche nelle articolazioni che poi andranno a essere sollecitate per le skills, diciamo, principalmente per costruire forza base e anche ipertrofia. Il video sarà, diciamo, simile all'ultimo che ho pubblicato, cioè quello dell'alimentazione. Qui io vado a, diciamo, a mostrare le clip con un doppiaggio sotto che fatto dopo, ovviamente, in questo caso lo devo ancora fare. E ditemi se vi piace più questo genere di video oppure il genere di video invece dove spiego l'esercizio proprio sul momento e poi lo vado ad eseguire con la musica sotto. Diciamo che per adesso queste due varianti, ditemi quale preferite tra le due. E niente, senza parlare ulteriormente, vi lascio alle clip. Ok ragazzi, eccoci qua con l'allenamento di endurance. Allora partiamo con i muscle up, un esercizio che non ho citato nell'intro, però lo faccio comunque tutte le volte, diciamo, per pulire la tecnica. Ecco qua, allora vado a fare, diciamo, 3 muscle up a corpo libero, poi vado a mettere la loop verdina e vado a fare 4 muscle up per pulire la tecnica. Ovviamente tutto questo lo faccio senza recupero, già recupero solamente di andare a mettere la loop praticamente. Qua vado a fare 4 ripetizioni. Ok, questo diciamo i muscle up li faccio in allenamento anche perché voglio parecchio pulire la tecnica in questo movimento. Ok, poi vado a mettere 2 loop verdine sempre senza recupero e vado a fare 5 muscle up. Sempre vedete c'è pochissimo keep comunque nel loop verdi. Verdina, questo diciamo mi aiuta per capire bene la tecnica. Ok, ultima ripetizione e scendo. Ok, passiamo alle trazioni. Esercizio molto di transfer per il dorso. Ok, vado a fare 5 trazioni con 10 kg e in super serie. Ok, ecco l'ultima trazione. Super serie, sempre senza recupero, giusto il tempo di togliersi 5 kg. Adesso vi spiego il perché. Vado a fare, diciamo, 3 trazioni, però con, diciamo, un mezzo RAM che adesso vi faccio vedere. Praticamente vado a fare una trazione, poi scendo a mezzo RAM e richiudo. Questa è una ripetizione, lo vado a fare per 3 volte. Ok, 2 e 3, questo è veramente molto tosto. Ok, di questo qua vado a fare diciamo 8 serie. Poi handstand push-up, 5 ripetizioni molto blande. Ci vado piano con gli handstand push-up. Ho messo anche i supporti per la testa perché non li alleno da molto. Però voglio iniziare ad allenarli parecchio perché sono molto utili per la planche, eccetera. Ok, passiamo ai chin-ups. Chin-ups vado a fare 5 ripetizioni con 10 kg di zavorra. E diciamo che dovrò aumentare la zavorra perché per aumentare diciamo la difficoltà dovrò fare altre zavorre, vabbè. Vado a fare 5 chin-ups con un piccolo un picco diciamo in chiusura, ecco qua. Perfetto, poi vado a fare, passiamo ai dips, ultimo esercizio. Per i dips ho adottato una tecnica che praticamente consiste nel fare 3 secondi in basso, poi o almeno a 90 gradi, poi 2 secondi in alto e poi chiudo.
Questi dip sono veramente molto allenanti, soprattutto se anche zavorrati. Diciamo, e qua ne ho fatte sempre 8 serie. Questo è veramente molto difficile come ultimo esercizio e molto tosto. Ok, ragazzi. Ok ragazzi, quindi il video deve stare a questo. Innanzitutto mi scuso per le clip registrate male, diciamo, perché non me ne sono accorto mentre le registravo ieri che avevo il telefono messo in verticale, quindi il formato è diverso e mi sono venute tagliate, diciamo. A parte questo, spero non vi abbia dato troppo fastidio, diciamo che sì, in sostanza l'allenamento era questo. Questo, comunque non ho messo diciamo, le serie. Però ve le metto adesso. Ok ragazzi, quindi avete visto anche le serie, le ripetizioni e tutto. Diciamo che sì, ho deciso di introdurre molti più allenamenti di non necessariamente endurance, però comunque potenziamento base. Adesso mi sto facendo altre zavorre, perché se non lo sapeste, quelle zavorre le ho fatte io, diciamo. E quindi niente, farò altre zavorre, diciamo, voglio portarmi almeno sui 30 kg di zavorra per poter, diciamo, andare a fare un lavoro più ottimale, dato che 10 kg si sì, possono bastare giusto per il pull up, ma già se andiamo sui chin up dip sono facili. Comunque si può fare un lavoro, diciamo, isometrico come vi ho fatto vedere, per renderli molto più difficili, quello ve lo consiglio. Però se voglio fare rap così, se voglio che sia veramente allenante, devo superare i 10 kg, quindi mi appresterò, diciamo, a fare 9 zavorre. E niente, a breve voglio dire questa cosa, che se riesco a registrare un video che ho in programma, questo sarà molto figo, ma non vi spoilerò ancora niente. E quindi niente, quello che ho detto lo devo dire, noi ci vediamo alla prossima con un nuovissimo video e niente, ciao.